Borgora Andrenato Cer, clerontenente Cigene, che mandeva una compagnia d'urmaiù, Isette Borgora, in che pustas, umore tu stratigazzenta per niente. Quando arrivati in Teburel, in mio paese, la nuova da morta del mio nonno Livio, e per cui era l'ora donamo, stusi, un modernista, un conoscine dretta, ma la mia mamma, né di Vincenzo di febbraio, sempre del 1975, che aveva il nome di battesimo di Teresa, donamo, lui è cambiato da quel momento tutti i lanciamenti dell'Ivie, un gran bel nome, che aveva messo in la sua tomba, perché se mi chiama Teresa, nessuno l'avrà conosciuta. La sterina la tira su, la sua dell'Ivie con tutto il cuore del mondo, la lamandetta impara così, a fare certa dal sole la costa del Burer, con li facetta venire donamos dalla città di Turin, una fatica d'orce, parisima, calbordelli, una mostina. La delibia del 1936 la sposè Eo e mi va, clere fiola Gianetto del Napa, un repubblicano, un magna prima, clere da un vero, un terzo, la guerra del 1915, e l'artunet malescente, e muretta 33 anni, del 1928. Del mio nonno Gianetto diceva che fu un repubblicano che da se fu malaccisa a Donamos, del 1917. Me, in talmi riservi però, hanno mai trovato niente di niente. E mi pa io, del Napin, e faceva falegname, la mia mala scelta, e con i sacrifici mette il sonno a casa, lì, bria la casella di carabinieri e burelli. Per l'ultima guerra, la mia famiglia, l'andel sfulete in capierla di Cintun, Don Baccini. Me a Serastin, da fate, ma ancora abbastanza bene quando cartornesse un dobbe fronte alla nostra casa, trovesse un moccio al sasso, un disastro. I miei però non si avvivetta niente, fatta forza, quando chi lavorava, e mi pao si era fatta una macchina per più le tagliesse, che faceva un malanno che pareva che arrivesse un rio plano. La luce elettrica loro la faceva sulla notte. La mia campartina, che addormeva me e la mia sorella, la era solo alla bottega di mi pao, che tutta la notte pure lo smacchineva tutta carne. Che poi, che mi ricorda di tempi, le mie bae e la mia mamma, l'era che impareva tra mezza difficoltà continua. Gli andava anche a Valenza che ambattasse di repubblicani, di chi faceva di vigunda di divertirsi la pazza. In carcere, insomma, non poteva dormire dalla mia nonna sterile. Aveva 5 anni e la metteva in tessulitone che cricheva perché matasse, l'era fatta una foglia di formantone. La sterina la tinseva con tenda al fuori per fare un dormantè. Ed era un momento magico, una roba del terremoto. Era come essere vicino, anzi me, perché allora il tecino del Pippo Burea attiva solamente a figuri, non era l'audio, era morto. Assieme a non parola, fedirò contro gli indiani, un cagione del terremoto. Invece la mia nonna, con i suoi dialetti e le sue parole, conteva stal fuori come se fosse di fazzo testa di po', come la sera di novembre, un freddo Madonna, non stageva proprio bene in chi l'anzula di canta grossa, tria la nonna, e la pizzetta con te, d'un fatto lavorare, un pustasso in cui lavorava una massa di minature, e si deva dal portierobi. Insomma, a me la fa scurta, se no avevo troppi pagini di arrivare in che. Allora, e prende il novembre per la festa di Sint, in Tumbitulen, mentre il tetto Twitter saliva che di Tulen era uno stariazza dopo svandeva anche di genere da maniera. Clera tria la menina da Buratella e usteva zucchieri da Marafona, Brescia o la Mora. Era pinzente e voleva dargli a stelli di roccia da far paura, un fondo da taglieri con un transetto che quasi tutti l'avevano una gente a insomma, scusa, dopo tempo c'è bene, andava per suo conto, e si ingamparleva in teniglione, gli arriveva tutto in brughiere, lui era che si raggiava, che rideva, che si lasciava con una parola magari detta capita mera. Insomma, non finiva mai una sera senza debotta sola.
inchiti in pandemia, i gabinetti, gli aveva soli sniuto, tutti gli andava a sfiorire, insomma, a fare la palla campagna. A un certo punto scappa uno dall'osteria e trampalera, usciva la pensa con almeno, arriva a Busapelli in tutto il cantone. In tutto il cantone dalla mola, usciva godendo che bel momento, che pesco si era tolto. Quando si presenta uno con la pistola, fabbrichetta dai fabbri al buon controllo, un tè della notte, scuro, scinto, in cui l'ede di scinto, ma l'ede di muro, un spero, e che forse la trovate dopo. Questa è la folla da Minona, e hanno più scurtata, la sinamè, il credo che cantò da memoria, trascanzella mai, e voi, te, a Buterie, Pasè, magari qui fosse una bella gomma, eccetera, mi vispiò. Ogni tente ben fuori, pianino pianino, e di me, ma la era proprio una folla. Alla buratella, in duca, lavoreva tanti persone con la fatica da bestia, ora zenta, l'hanno mai lasciato niente a discreto. L'hai appassata vinto, una nuova bianca, sta zenta, sti posti, e proprio si sti. La sterina, con i suoi fatturetti, il gessort e i barbetti, in sveda alla scranina, dria e camè, la mi guarda da sotto, con chi ci svegli, e per cantare la buratella la ieri come, da mi gridi, e pur la sparesi. Insomma, da grande, mi sono deciso di dare una risposta, e io insieme a te, in chi archivi, e smasse dal carte in polpieni, e le venuto fuori una storia, pur te. Che non capivo, una storia molto grande, grande da buono. Al fuori la mia nonna, all'era fuori veri, stasera si sentì. In l'archivio del tribunale a Furlea, ho trovato e facevo il defatato da Buratella. E prendendo il novembre del 1906, alla Buratella, l'operaio Giuseppe Rossi, passa in fiume. La veniva assassinato dal Corsledi, da un certo Paganelli, che è un scapettino. C'è lì per te, ma a ne so se hai fatto con te dalla sterina, la stè dalla mola, e spatasco, ma con te trovate i documenti, messo solo, e in che litone, in che matarazza, fatto poi il formantone, e staceva proprio bene. Chi presenta? Adesso presentiamo, andiamo con gli ordini alfabetico, presentiamo Tonino Baldassarre. Molti l'hanno sentito ricordare, è stato un grande poeta romagnolo, veramente un grande, che leggeva il nostro giornalino, Paese di Zolfo. Era affezionato, ogni tanto mi mandava una lettera, mi telefonava quando c'era un articolo che era interessante per lui, e era affezionato, no? Nel febbraio del 2010, mi telefona, anzi, mi manda una lettera, scriveva, adesso lo vorrei, se c'era un altro computer l'avrei pubblicata, con la sua macchina da scrivere Olivetti 24, con le app sport ancora, no? E a un certo punto ci dedica una poesia, forse è l'ultima poesia che lui ha fatto, perché pochi giorni dopo morì la moglie, a cui era molto affezionato, non era affetto. Poi dopo, in aprile, è morto anche lui. Quindi questa sicuramente è per me l'ultima poesia, e l'ha dedicata a noi, noi, che la leggerà Maurizio. Però adesso, ecco, Tonino Baldassarre è stato veramente un grande poeta. Maurizio leggerà poche righe dedicate a noi. Poi quest'altra che è ed è dei giudizi di Vercelli, è bellissima anche questa, è una stoccata, è una poesia che ti penetra dentro. E c'ero molto affezionato, non so se qualcuno di voi è stato nella casa di Tonino Baldassarre, che non so, no? Ci sono stato, ovviamente era pieno di libri, era un autodidatta, lui non è andato, non ha fatto le grandi scuole, diciamo, traduceva dal latino, io non so come si è fatto. Era un uomo
grande. Io trovai lì questa, la Treccani, la psicopia Treccani, che è una delle biblioteche di casa di qualcuno, non l'ho mai vista, si sono, e ho pubblicato quella volta la sua fotografia che guarda dalla finestra, perché in effetti lui dice: la mia casa è piena di libri, guardo dalla finestra, è come se io vedessi il mondo, perché ho studiato, ho guardato. Lui, la sua poesia era anche dai classici latini, effettivamente, era veramente un grande, e ci è stato molto affezionato, perché parlavamo degli umili, di questa gente, dei minatori, che era gente che insomma, non era considerata molto, specialmente i minatori dell'Ottocento, molti erano analfabeti, non sapevano leggere e scrivere, quindi cosa ci ha lasciato questa povera gente? Niente, quindi sono passati. Noi abbiamo cercato di farli vivere. Ecco, adesso Maurizio leggerà, è cortissimo perché lui poesie molto corte, ma sono quasi quelle stilettate. Perché è anche una tecnica, quindi. Sì, allora ci ha dedicato a loro, quindi la vengo volentieri, siamo veramente. A Guerra e a Lezze, pagine della memoria, cansigura mai sminchere, sacrifici che non mansavanti un chiepa fatta, sta zenta, con d'alfabighi che han sembunque in sé. Mo' in cu la zenta la scordata roba, per fortuna che si uiti. Ed è dei giudizi universali. Quanto la mirai dei giudizi, Signore, e che altrombi al sfiderà il mondo, chi pur sbrazen, chi muratur, chi contaden, chi minatur, chi ha faticato la vita, ad caida nel d'acconti ancora, non suona la troppo parola. E me, lasci con me, Signore. Benissimo, dopo... Ci spieghi un attimo il video anche, ecco, Paolo, il video perché stiamo guardando, ma è molto importante. Lo siamo tenuto, dunque, è un video del 1925 che fece uscire la società Montecatini, che allora era proprietaria della miniera di Formigliano, di Perticale, di tutte le miniere delle Marche. Montecatini venne in Romagna nel 1917, prima c'erano altre società durante la prima guerra mondiale, e comprò queste miniere, e erano diverse anche e le gestì, specialmente quelle di Formigliano e di Perticale. Ho detto prima, vennero chiusi quelli di Formigliano nel 1962, quella di Perticale due anni dopo, 1964. Questo filmato che voi vedete effettivamente è eccezionale, perché è stato diciamo preso dagli archivi del Montecatini, che era rovinatissimo, è stato restaurato a Roma e ha contribuito per il restauro anche il Comune di Cesena, del Monerato, e ecco perché è arrivato a noi. E c'è un po' tutta la sequenza del lavoro in miniera, a cominciare dalla discesa nelle varie gallerie, lo scoppio delle mine che ci sono, i carrelli che vengono caricati con la pietra solfure e portati fuori, poi la fusione dei forni Carcaroni e forni G, e poi la raffinazione. Cioè, veramente è un documento eccezionale, molto, lo lasciamo fare in sequenza. Direi che è un documento che andiamo anche nelle scuole, perché qui è 43 minuti il documento intero, lo ridotto a 20-22 minuti, che lo mettiamo, l'abbiamo anche nel nostro sito, adesso si può andare sul nostro sito, magari alla fine daremo anche l'indirizzo, dove noi abbiamo fatto un po' tutta la storia delle miniere, abbiamo pubblicato
Tutti i giornali, parecchi di voi lo sanno, che si stampavano a Cesena a fine 800, quindi dal 1880 al 1922, la nostra associazione, qui ce ne vantiamo perché non abbiamo avuto aiuti di nessuno, in tre abbiamo messo su, dopo 12-13 anni di lavoro, i 30.000 pagine dei giornali di Cesena che sono in biblioteca, che non sono più consultabili perché sono già disponibili sul sito, cioè uno li può vedere a casa propria, leggerli, stamparli e vederli. Quindi in questo sito abbiamo la nostra storia, abbiamo interviste fatte a vecchi minatori che non ci sono più, ci tenevamo perché questi minatori hanno dato la loro vita, molti pensate che nell'Ottocento la vita media del minatore era 33 anni, non di più. Perché la silicosi, gli incidenti che erano continui, gli incendi che avvenivano in queste miniere, perché lo zolfo fonde a 112 gradi, è un combustibile, per cui bastava un errore fatto in una galleria, innescavano un incendio e la pietra solfurea che era intrisa nella roccia continuava a bruciare, era difficile, non c'erano pompe per poter fermare anche quella felice. Allora, il filmato l'avete visto, se qualcuno vuol chiedere qualcosa alla fine, sono disponibile. Adesso passiamo. Piero Casadei. Piero Casadei è un bolognese, un amico carissimo, che di cui leggiamo due poesie. Una è collegata sempre alle miniere, perché noi abbiamo inaugurato il 1° di ottobre del 2005 il monumento al minatore. Il monumento al minatore ci teniamo, cioè ci hanno tenuto i vecchi nostri minatori, perché Borrello, pur essendo un paese di miniera, non c'era nessun elemento che venisse fuori. E quando io ho cominciato nel 1983 questa mia ricerca, eccetera, e ho conosciuto parecchio intorno al minatore, lo conoscevo perché quando ero ragazzino, abitavo Borrello, e chiaro li ho conosciuti. Li ho intervistati e il loro desiderio mi diceva, ma non avevo neanche un monumento. E quando facemmo il concorso per far sto benedetto monumento, non avevamo i soldi, e facemmo il concorso, ci presentavano 10 artisti e la regola era che potevano scegliere il bozzetto solo i minatori. Non c'entravamo né noi, né architetti, né professori, niente. Dovevano scegliere i minatori. E hanno scelto il bozzetto di Tito Neri, il nostro Cesenatico, che porto anche lui adesso. E lui, infatti, è molto bello quel monumento. È bello perché, tra parentesi, non sapevo, Tito Neri ha lavorato nella raffineria dello Zolfo di Cesena, quando è venuto a casa dalla prigionia in Australia, credo fosse, e ha lavorato per, quindi conosceva la miniera. Ci sono dei particolari di quel monumento che veramente sono interessantissimi. Noi l'abbiamo fatto, ci abbiamo messo anni e anni, ma ci sono alcuni amici che hanno fatto parte e fanno parte del nostro direttivo, sanno come ci abbiamo messo 12-13 anni per pagare la cifra di 30 milioni. Infatti nel nostro giornalino abbiamo lanciato la sottoscrizione pro monumento, che continuiamo ancora ad avere, e il monumento però è stato pagato. Ecco, allora, Piero Casadei è un bolognese, è un maestro di scuola elementare, un ragazzo all'elementare, ci chiamiamo ragazzi, però quando vado a Borrello lo vado sempre a trovare perché in effetti con lui facciamo una maricorda, cioè ripassiamo un po' la storia del nostro paese, come si fa da vecchio. E in uno di questi incontri, diciamo, mi sembra nel 2004, mi sembra, e perché poi dopo la poesia venne, dice, ma perché Piero, che lui ha scritto diverse poesie di Galetto Romagnolo, che sono andate anche, sono state canzoni per il Campanò, nel nostro Campanò, sono bellissime. Gli dico, dai Piero, lui ha avuto un grosso incidente di carrozzina perché facendo un tuffo purtroppo si è rovinato il carrozzina. E quindi ho detto, dai, facciamo questo, e parlavamo di un personaggio, Borrello, un grande personaggio per noi. Forse l'unica donna cavettiere che era lungo la vallata del Sabbio, la Duviglia Vico, si chiama Duviglia, la chiamavamo. Aveva il marito che si era ammalato fortemente anche,
e aveva 4 figli piccoli, faceva il carrettiere, il marito Zecchini, e a un certo punto i soldi venne presi, il cavallo, il biroccio, andava lei in fiume a caricare i sassi e la sabbia. Io credo che sia stato un grande personaggio. Noi lo avevamo con una silenziosa che andava via con sto cavallo, mangiava un pezzo di pane con un po' di formaggio e con sto cavallo, non so, lo ricordo, e andava nel fiume. Questa è la poesia dedicata a Guiglia. Alla Guiglia pensate che un mese fa, nemmeno, abbiamo inaugurato a Morello, c'era un'area vicino al fiume che doveva essere dedicata, doveva essere dato il nome nella toponomastica, l'abbiamo intitolato, sono riuscito a farlo intitolare alla Guiglia Villa. Quindi una grande festa perché in effetti queste persone mi hanno ricordato, secondo me. Ecco, allora c'è la poesia, la Guiglia, che la sta da Francesco. E per il 3 ottobre del 2006 che è l'inaugurazione del monumento al minatore. C'erano, pensate, tutti i gonfaloni dei municipi della Vallata del Sale, erano tutti i sindaci, erano 12 o 13 assessori vari della provincia. In effetti fu una grande festa per i bambini delle scuole elementari, fu una giornata memorabile per loro. Bene, a Francesco. La Duiglia. La Duiglia a me è un arcoto, sorte brava, a tribulette fiori, brumosce a pelle, e l'ampare un imperatore ormai in tantlera di nitosi da parciolo. L'avniva so dai fiori, stridenti, arroti, se fazzoletti di ghiaccio te parpette, e le rascerie la guardava dretta. Per la sua strada grande faticosa, scherza tra la nebbia e la tempesta, che brasa e teneva stretta la sua giumenta, clandestina trotto ad andatura lenta, l'era e spessa la grinta della virtù. Talativa molle in l'acqua, fenis noce, tal canaletti dolci e mezzo mas, e pot in vera carrusele e jazz. Tra i cespoli come la sua coscienza, all'oma in vesta piensca, poradona, i purtevoli.